Buongiorno a tutti, sono la dottoressa Diana della Farmacia Lungo di Roma. Oggi parliamo della candida. Che cos'è la candida? La candida è un'infezione causata da un fungo appartenente alla famiglia dei Saccharomyces, la candida albicans. Questo fungo è importante nel processo di digestione degli zuccheri e fa parte della normale flora microbica dell'organismo e prolifera senza recare alcun tipo di danno. A volte, in determinate condizioni che portano ad un'alterazione del microambiente, questo ospite, che è normalmente presente sulla pelle, in bocca e nel tratto gastrointestinale, inizia a proliferare in maniera incontrollata, formando delle striature biancastre, pruriginose, a livello della bocca, della vagina e del glande e dell'apparato gastrointestinale. La candida è un'infezione causata per l'80% dei casi da candida albicans, per il restante 20% dalla specie non albicans. È caratterizzata da lesioni mucocutanee, fungemie e non di rado da infezioni focali in diverse sedi, prevalentemente nella vagina, nella bocca, ma può colpire anche altri organi come l'intestino. La candida albicans, che vive fisiologicamente nelle mucose umane, normalmente resta latente e si scatena non appena gli altri microrganismi e le difese organiche si indeboliscono. Quali sono le condizioni che portano ad un'alterazione del microambiente? Possono essere una prolungata terapia antibiotica, oppure l'utilizzo eccessivo di detergenti o deodoranti intimi, o situazioni di stress o alterazioni metaboliche, come ad esempio il diabete mellito. Un'altra causa dell'alterazione del microambiente è data dall'utilizzo di farmaci cortisonici o immunosoppressivi. Nelle gravi forme di immunodeficienza, in caso di gravi malnutrizione, la candida può estendersi all'esofago, allo stomaco e all'intestino, con vasto interessamento cutaneo e addirittura arrivare alla contaminazione sistemica. Erroneamente pensiamo che la candida sia un problema legato solo al mondo femminile, in realtà colpisce anche l'uomo. La candida nell'uomo si manifesta come balanite ed è caratterizzata da dolore, prurito e arrossamento sulla superficie del glande e può estendersi fino al prepuzio. Sicuramente scarsa igiene intima, utilizzo di detergenti aggressivi e infezioni batteriche. I rimedi per la candida maschile sono riequilibranti della reattività mucocutanea della parete genitale maschile, che aiutano soprattutto in caso di bruciore, irritazione e dolore. Quali sono i rimedi per la candida? Sicuramente evitare il consumo di cibi di difficile digestione, come per esempio i fritti. No agli alimenti zuccherini, caffè e cioccolato. Importante l'utilizzo di integratori alimentari utili per rafforzare il sistema immunitario e la flora batterica intestinale. Per quanto riguarda la terapia farmacologica, è previsto l'utilizzo di creme vaginali e ovuli vaginali a base di antimicotici e nei casi più gravi è sicuramente meglio consultare il proprio medico per procedere con una terapia farmacologica ad uso orale. Per ulteriori chiarimenti ed informazioni potete recarvi presso la nostra farmacia in Piazza Vittorio Emanuele numero 46 oppure consultare il nostro sito www.isifarma.it. Vi aspettiamo!